Dimitris Makris, regista greco che conosce l'Italia bene, ma a Cava dei Tirreni è la prima volta che lei è venuto qui. A Cava dei Tirreni sì, per prima volta, invece a Napoli, intorno, certo. Qui tantissime volte. È un'occasione particolare quella che l'avete presente a Cava dei Tirreni, nella Mediateca Comunale, perché su invito del sindaco della città di Cava, il professore Marco Galli, presenterà questa sua anteprima di questo film che ci avvicina sempre di più alla cultura classica greca, ma soprattutto ce la fa sentire nostra sorella. Senta, anche madre. Senta, io quanto ho visto, perché non ero ad Atene, non sapevo, quanto ho visto Galdi alla televisione greca e quella, quel suo gesto mi ha commosso talmente tanto che ho detto devo fare qualcosa, devo ringraziare questa persona in qualche maniera. E allora mi è venuto in mente, come finivo di girare questo film che ormai mi applico da diversi anni, ho detto lo sottotitolo in italiano e lo propongo. L'ho proposto e lui è rimasto felice, contento, ha detto sì, faccia il più presto, farò il mio meglio, in un mese cerco di averlo finito. Un regista attraverso le sue pellicole manda dei messaggi, tra virgolette, politici. Nel caso specifico un ritorno a una rilettura di quello che è stato il simposio di Platone, sicuramente importante perché ci fa conoscere e soprattutto ci fa apprezzare le radici di questa nostra Europa che forse qualcuno si è dimenticato di avere. E direi proprio questo che mi ha fatto arrabbiare e decidere di rivalutare questo fatto, cioè dimentichiamo che se noi questo Occidente, almeno l'Occidente, che agisce non solo politicamente ma in tutti i suoi sensi, il senso della vita, lo deve a queste antiche civiltà e questi quello che hanno detto queste persone 2500 anni fa. In Grecia il gesto del sindaco Marco Galli ha avuto una grande eco, la sua presenza qui è anche una testimonianza. Forse in Italia, come anche nel resto d'Europa, bisognerebbe che si venga più contagiati da questo tentativo di unire tutta l'Europa in un unico popolo. Sì, questo è un senso politico, un'espressione politica. Io non sono una persona politica, io sono, penso, un artista che cerca di esprimersi, tutto l'altro viene da sé, se ha da venire, non posso procurarlo, lo devo aspettare ed è debito anche degli altri però di interessarsi, di capire, di dire non puoi accusare un popolo solamente, così facilmente, di imbroglio, di qualsiasi cosa, perché non è il popolo, sono stati sì sbagli enormi, ma dei politici, che poi se hanno proprio approfittato, la stessa Europa non si può dire che non sapeva niente, però accetta le cose e poi cerca di valutare in suo favore quello che prima avevano accettato come fosse una cosa naturale. È un'ultima battuta ed è doveroso farla sul film, ecco, su questa sua ultima creatura, quest'ultima fatica, ecco, una rilettura di Platone, di quello che è stato il simposio, ma soprattutto una rilettura di quello che è stata la cultura greca. Sì, credo che il simposio, perché la letteratura greca, quella antica, quella è una cosa enorme, non puoi, chi puoi prendere, però il diamante della letteratura, perché è proprio letteratura, è il simposio che Platone l'ha scritto al 400 avanti Cristo. Perché? Perché Socrate l'avevano portato in processo e doveva difendere e doveva creare il clima per difendere di quello che lui trasmetteva, non di quello che volevano i giudici passargli. E per questo ha scritto il simposio, per creare la verità intorno al personaggio di Socrate. E che cosa si aspetta da questa ultima sua fatica? Io personalmente. Io ho l'enorme piacere di avere la possibilità, come adesso per esempio, di presentarlo a Cava dei Tirreni. Non mi aspetto nient'altro, questo per me è il massimo. Che poi è l'ultima fatica, è l'inizio di una fatica, perché questa sarà una trilogia su Socrate, che credo che sia tutto lo spirito occidentale da dove
proviene tutto questo, il mondo almeno occidentale. Il secondo sarà Alcibiade e lo scontro Alcibiade e Socrate. Il primo imperialismo nasce con Alcibiade quando fa la cosa in Sicilia, quando fa occupa la Sicilia. E poi sarà l'apologia di Socrate, sempre da Platone. Spero di darmi il tempo, certo, per poterlo realizzare. Signor Sindaco, di recente è tornato dalla Grecia, da questo giro in Grecia, e tra l'altro i primi risultati ci sono, perché la presenza del regista greco Dimitris Makris qui a Cava dei Tirreni, come ha detto lui stesso, è frutto di questo impegno che lei sta avendo per il popolo greco. Particolarmente soddisfatto per questo? Ma sono particolarmente soddisfatto anche di questo viaggio in Grecia, dove ho riscontrato tantissima stima, tantissimo affetto da parte del popolo greco, che sicuramente porterà anche un suo riflesso positivo su Cava dei Tirreni. Credo che Cava dei Tirreni dopo Roma sia la città più conosciuta ormai in Grecia, e tanti greci ci contattano perché intendono venire qui magari per trascorrere le proprie ferie, oppure per come dire, donare qualcosa di proprio, quasi in ricambio di questo gesto di solidarietà, che ha assunto una dimensione europea, perché in un momento in cui il popolo greco era praticamente da solo nel profondo della sua crisi, da Cava dei Tirreni è venuto fuori un grido per dire che non ci stavamo, per dire che la Grecia ha dato tantissimo alla nostra civiltà e che l'Europa deve in qualche modo ricambiare. L'incontro di questa sera, la prima europea del film di Dimitris Makris sul simposio di Platone, è anch'esso appunto un gesto di riconoscenza, se vogliamo, che ci onora profondamente, anche data la levatura del personaggio che ha scelto di venire qui a Cava dei Tirreni. Grazie.